E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per andare a provare l'arma da supporto della nuova monarchia che si chiama Interregnum 16. Allora, l'arma da supporto innanzitutto è un'arma da fonderia Suros, come vediamo anche dal perk intrinseco, quindi arma automatica, riserva munizioni più capiente, infatti ha 15 di caricatore al posto di 12, si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Poi abbiamo le tre ottiche, i tre mirini. Il primo, il tattico, che ci dà più stabilità e maneggevolezza. Il secondo, che ci dà un po' più di gittata con meno stabilità e maneggevolezza. Il terzo, invece, ci aumenta maneggevolezza e la stabilità. Abbiamo i due proiettili a calibro elevato e rifiniti. I rifiniti che aumentano gittata, a calibro elevato che invece aumentano il flinch per quanto riguarda i nemici. Poi abbiamo perk peculiare, mira istantanea, che su un'arma da supporto non è più di tanto utile. Quindi noi andiamo a vedere in partita come si comporta, ci vediamo fra un po'. Bene, eccoci qua in partita, siamo su Pacifica, no, Pacifica, Paradiso Larvale. Ho abbinato quest'arma ad un, come si chiama, ad uno scopo deliberato perché da sola fa, diciamo, ben poco. Come primi pareri sull'arma ci tenevo a dirvi che in realtà quest'arma, guardiamo subito su questo muro, ha una stabilità che insomma, parla da sola, ecco. Veramente potrebbe partirvi l'arma in qualsiasi istante durante un fight e la cosa non è che, ecco, mi piaccia più di tanto. Però si comporta abbastanza bene in close range. Adesso, beh, questa one shot, soprattutto ce n'era anche un altro one shot. Ah, cerchiamo di fare qualche fight ravvicinato per farvi capire un po' come funziona l'arma. Allora, la gittata non è nulla di che, anzi, bisogna cercare di mettere a segno tutti i colpi da una certa distanza perché se no è veramente un problema. In ogni caso, il danno al corpo di quest'arma è 20. Guardate qua, ma io sono inocente. Ecco, provandola in una partita, ho notato che invece una cosa molto buona da fare è il fatto di fare arma corpo a corpo. Quanta poca vita. Di usare, insomma, mettere a segno un po' di colpi con l'arma e Continua così e poi la finire il vittoria sarà nemico con il tua. corpo a corpo. Ce ne sono anche uno dietro. Ok, questo ce lo siamo rubati malamente, ma non importa. Dicevo, è difficile da tenere quest'arma, però rende, il suo lavoro lo fa. Per esempio, di colpi ne ho dati, pensavo mi fossero entrati di più perché ho sparato in fire, però se vedete, uno sparando in fire ha veramente già pochissimo controllo di quest'arma in condizioni normali. Utilizzando l'hipfire veramente la stabilità se ne va. Ok, ritorniamo a parlare Restano dell'arma dopo solo questa 5 piccola minuti. digressione. Eccoli là. No, ne ha preso solo uno, peccato. Se rimanevano tutti là faceva una bella tripla. Inutile dirvi che è praticamente impossibile provare a mettere la colpa in testa, segno in testa, sarò io che non sono abituato a sto rinculo, quel che volete. Ma trovo veramente impossibile. La è cattivo. Mettere a segno colpi in testa non testarlo. Ecco, qui l'avrei ucciso per I nemici esempio. stanno Ma recuperando. non riesco veramente a controllare appieno quest'arma. Comunque, non è un'arma competitiva ai livelli dell'ala della vigilanza, naturalmente non è una sidearm forte quanto lo potrebbe essere la speranza, però comunque non è nemmeno un'arma veramente scarsa, infatti può avere, diciamo, la sua utilità. No, no, mi ha vinto Mancano scarsa, 3 minuti. non è stata una buona idea. Sì, dicevo, quello che vi consiglio appunto è utilizzare quest'arma, diciamo, in combo con il vostro corpo
Perché non è come un'ultima speranza che... Dicevo, non è come un'ultima speranza che ha un time to kill veramente basso. Cioè, potrebbe avercelo anche quest'arma colpendo sempre in testa e prendendo ogni colpo. Però non... veramente non... non è fattibile, è molto 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 complicato. Poi ci so io che mi faccio team shottare dalla vigilanza e lancia la direzionale e niente. Ecco, invece adesso si è comportata piuttosto bene, diciamo, quest'arma. Dai lol, non so come faccio a essere vivo. Lo fai sembrare facile, stregone. Lo faccio sembrare facile? Vabbè, se dici tu. Va bene. Comunque si può comportare bene. In mani migliori delle mie, che riescono a controllare quest'arma. Sapete, io non sono per questo tipo di sidearm, anzi io sono molto molto poco per le sidearm. Però potrebbe avere un senso come arma. Doppietta. Ok, questo col Baligant da prima sta distruggendo ogni volta. Quindi boh, quello che mi consiglio io è di iniziare magari a provare... Ecco, no, vedete, no, però ci sono certi casi in cui non entrano i colpi. Sarà colpa del mirino, di quel che volete, ma in certi casi i colpi, se non hanno voglia di entrare, non entrano. Iniziamo, per favore. 99-95 e vinto, dai. Mi pushi, bello. 10 secondi. In 1v1 in fight singoli si può utilizzare anche molto bene. Invece se ci troviamo in una situazione di 1v2 è ingestibile, è veramente ingestibile, perché a parte i pochi colpi, ecco, c'è questo rinculo che non aiuta. Va bene ragazzi, questa è la mia opinione, ditemi se l'avete provata e ditemi che cosa ne pensate di quest'arma. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi, passate dai social che come ogni volta sono in descrizione, Instagram e Facebook, e anche dal nuovissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti. Io sono Gaul, è la tua luce.